Presidente Musumeci, cosa succede se si strumentalizza la legalità per fini politici? Intanto si scopre presto e poi non si ottiene alcun risultato concreto, perché alla fine la bugia ha le gambe corte. Purtroppo in Sicilia, ma non soltanto in Sicilia, la legalità è diventata qualche volta strumento di demagogia, strumento per accreditare un'immagine diversa da quella che realmente è, strumento per cercare consenso elettorale, strumento da utilizzare come salvacondotto, come protesi per neutralizzare le mediocrità della vita. Ma c'è anche un'altra legalità, che è quella predicata e praticata, c'è una legalità fatta non soltanto di parole, c'è una legalità vissuta giorno dopo giorno in assoluta coerenza. Io sono convinto che i cittadini in genere sappiano distinguere chi fa politica legalitaria per interessi e tornaconti personali e che invece fa politica legalitaria perché crede che la legalità sia il prerequisito essenziale per governare un popolo, un territorio, una comunità. In uno dei suoi ultimi interventi all'ARS ha detto che il presidente Crocetta è un conservatore. Ecco, quali sono le azioni, i comportamenti della giunta Crocetta che l'hanno portata ad affermare questo? Basterebbe per tutti l'esempio della cosiddetta riforma delle province. Che le province debbano essere riformate siamo tutti d'accordo. Intanto non riteniamo che sia una priorità. La priorità sono 40.000 precari che non prendono lo stipendio, la priorità sono i sindaci che si vedono dimezzati i fondi trasferiti da Regione e Stato, la priorità sono i padri di famiglia a 50 anni, troppo giovani per andare in pensione e troppo vecchi per ricominciare da capo. Ma poi questa riforma delle province è stata davvero un fallimento, un po' come tutte le cose del governo Crocetta. Invece di consentire la eliminazione dei costi e di mantenere la partecipazione dei cittadini, che so, eleggiamo il presidente della provincia direttamente dal popolo, hanno introdotto una legge che vieta ai cittadini di decidere chi deve essere il vertice della nuova provincia e rispolverano una legge del 1957, quindi siamo indietro di 60 anni, che consente ai politici di eleggere i politici, mentre noi riteniamo che sia necessaria l'applicazione della legge del 93 che consente ai cittadini di eleggere i politici. Se il cittadino si sente espropriato del diritto di scegliere i vertici del proprio ente, che democrazia è? Quindi quella di Crocetta è una posizione conservatrice, perché invece di esaltare la elezione diretta, cioè la partecipazione dei cittadini alla scelta del capo della provincia, ha tolto ai cittadini questo diritto e lo ha consegnato nelle mani dei sindaci, i quali adesso eleggeranno persino il presidente della provincia fra di loro, con inciuci nella maggior parte dei casi, con accordi fatti a tavolino. Questo è un passo indietro di almeno 60 anni e questa è la mortificazione dei cittadini che debbono sempre più essere protagonisti delle proprie scelte. Quindi Crocetta e la sinistra e il Partito Democratico hanno compiuto una scelta conservatrice rispetto alla nostra scelta, che è quella di considerare la elezione diretta un valore e non un regalo. Sì. Parliamo di Mediterraneo, da Mare Nostrum a Mare Mostrum, da luogo di viaggi, di scoperte, a luogo invece di morte, di disperazione. Ecco, cosa può fare concretamente la Sicilia in un contesto globale così complicato? Ci sono due responsabili. La prima responsabile è la Unione Europea. Il secondo responsabile è lo Stato italiano. La vicenda della
immigrazione non può essere affrontata e risolta soltanto in Italia. L'Europa aveva una grande possibilità per dimostrare di essere una idea politica e non soltanto una lobby di affaristi e di finanzieri. E questa opportunità l'ha persa. Invece di intervenire per farsi carico di questo grave problema, che potrebbe essere affrontato e risolto con degli accordi bilaterali con i paesi del Nord Africa e con una serie di interventi realizzati nella stessa terra di partenza dei barconi, si è rivelata latitante. Dall'altro lato, lo Stato italiano remissivo e inerte, perché invece di continuare a contare i morti e i naufraghi, lo Stato italiano dovrebbe oggi più che mai minacciare di uscire dall'Unione Europea. Noi siamo un paese fondatore dell'Unione Europea, abbiamo il dovere e il diritto di pretendere che l'Europa sulla vicenda immigrati non possa e non debba lasciarci soli. E invece soltanto chiacchiere da parte del capo del governo. E mi meraviglia che il Presidente della Repubblica Mattarella finora non abbia assunto nei confronti dei vertici europei una posizione chiara e netta. Insomma, questa gente che muore giorno dopo giorno non è carne da macello. Non possiamo preoccuparci degli immigrati soltanto quando arrivano sulle nostre coste. Dobbiamo anche pensare a quel che accade quando partono dalle loro coste. Ed è questo il dramma di fronte al quale l'Europa e l'Italia appaiono inerti, inadeguati, latitanti e disertori. Dal punto di vista geopolitico, rimanendo sempre al Mediterraneo, ecco, qual è la sua visione? Prima avevamo il Mubarak in Egitto, Gheddafi in Libia, dittatori senza dubbio, nemici della democrazia, ma l'Europa, il mondo occidentale, aveva comunque una interlocuzione con i paesi del Nord Africa. Sotto la spinta emotiva, molto spesso, dei partiti musulmani e filo-islamici, abbiamo abbattuto quei regimi e di fatto oggi l'Europa non ha più interlocuzione. E non sta bene neppure la gente che vive in quei paesi. Mia nonna diceva, cucange o vecchio po' nuovo, sape che lassa e non sape che trova. Ecco, è finita così. Noi nel Mediterraneo abbiamo bisogno di ristabilire un equilibrio e per ristabilire un equilibrio occorre che ci sia più Europa in questo mare, occorre che ci sia una politica estera comune, occorre che ci sia una politica di difesa comune. L'Europa non può pensare di aver risolto i propri obiettivi introducendo la moneta unica, che peraltro in Italia ha creato danni devastanti perché è arrivata in anticipo e perché il cambio fra lira e euro non è stato accompagnato da un processo graduale di assimilazione. Ecco perché noi crediamo che oggi la sicurezza nel Mediterraneo, i rapporti internazionali con i paesi frontalieri diventi una priorità per l'Europa, ma questa Europa è sempre più un tema da conferenza, da tavolo rotonda. L'Europa non c'è, non suscita suggestione, non suscita sentimento, non crea entusiasmo, è soltanto l'Europa dei più forti, dove cresce la diseguaglianza fra chi era povero ed è sempre più povero e chi era ricco ed è sempre più ricco. Tornando invece alla politica interna siciliana, continuano i battibecchi tra Davide Faraone e Crocetta. Lei ha lanciato un po' la sua campagna elettorale in vista delle future elezioni regionali, sostenendo che la Sicilia è buttanissima e la vuol far diventare bellissima. Ecco, ovviamente lei si muove nel contesto della coalizione di centrodestra. Qual è il futuro di questa coalizione in Sicilia? Allora, che questa Sicilia sia buttanissima è una idea geniale di un giornalista, suo collega, Pietrangelo Buttafuoco, amico mio. La battuta non è mia.
Che io sia in campagna elettorale non è vero, perché per me la campagna elettorale non si apre e non si chiude secondo una logica di calendario. Se essere in campagna elettorale significa parlare al cuore della gente, ascoltare gli umori, le sensazioni, rappresentare lo stato d'animo, beh, diciamo che siamo sempre in campagna elettorale. Io mi sono soltanto preoccupato di interpretare una stragrande maggioranza di siciliani che non ne può più di questo governo Crocetta. Ogni giorno incontro centinaia di persone che hanno votato per Crocetta e mi dicono: sono pentito di averlo fatto. Per carità, si può sbagliare nella vita, Crocetta è stato un abile affabulatore, è stato bravo a creare una grande delusione, una grande illusione. Crocetta è lo strumento nelle mani del Partito Democratico, che governa la Sicilia da 6 anni, governava ieri con Lombardo, governa oggi con Crocetta, il partito di Renzi. La verità è che io interpreto la gente, ho il dovere di farlo, perché sono un deputato di questa terra. E ogni giorno denunzio le incongruenze di un governo che in 2 anni e mezzo ha creato il collasso. Non c'è una sola riforma tentata da Crocetta che sia data a buon fine. Quella delle province, per carità, non ne parliamo, quella della formazione, quella della pubblica amministrazione, non c'è un sostegno alle imprese, non si capisce come la Sicilia possa giocare un ruolo nel Mediterraneo, continuiamo a fare favori ai petrolieri, dice Crocetta che il petrolio diventa il modello di sviluppo di questa terra ed io resto senza parole. In Sicilia, invece di pensare all'agricoltura di qualità e al turismo, il Presidente della Regione dice che il petrolio diventa lo strumento dello sviluppo, significa inquinamento dell'aria, della terra e del mare. Siamo davvero alla follia. Quindi abbiamo tenuto a Catania una grande manifestazione l'altro giorno per dire ad alta voce quello che adesso sto dicendo a lei. Noi ci siamo perché non ci scoraggiamo, perché riteniamo che nonostante la mafia, nonostante la disoccupazione, nonostante l'inquinamento, nonostante il Partito Democratico, nonostante Crocetta, come diceva Paolo Borsellino, questa terra un giorno diventerà bellissima. Per quanto riguarda invece la destra siciliana, ecco, tra qualche giorno dovrebbe arrivare Matteo Salvini a parlare di immigrazione. Ecco, qual è il rapporto con il leader della Lega Nord, anche dal punto di vista ideologico? Beh, intanto Lega Nord non c'entra con la destra, non facciamo confusione. La destra è la mia storia politica, è la storia del movimento sociale prima e di Alleanza Nazionale dopo. Non c'entra. La Lega è un partito territoriale che si pone in alternativa alcune volte alla sinistra, in passato ha anche governato con la sinistra nel 1994, è un nostro alleato nel centrodestra, la Lega è una forza importante, ma non è la destra. Ecco, ciò premesso, e premesso anche che Berlusconi non è la destra ma è il centro, io che da una vita sto a destra dico che è il momento di parlare alla gente al di là dei partiti. Guardi, quando avevo la sua età, mi consenta questo riferimento, sì. Lei è un giovane giornalista, quando avevo la sua età io ero convinto che tutte le persone per bene stessero dalla mia parte politica e tutti i mascalzoni dall'altra parte. Oggi che ho qualche anno in più, sono padre e nonno, posso dirle che le persone per bene stanno in tutti i partiti e i mascalzoni stanno in tutti i partiti. E allora occorre avere il coraggio delle proprie idee, occorre poter guardare negli occhi la gente senza essere ricattabili. Se un politico è credibile perché non è ricattabile, può lanciare un appello a chiunque. E da Catania l'11 aprile noi, davanti a una platea di circa 3.000 persone, abbiamo lanciato un appello a tutte le persone di buona volontà, le persone libere, libere e forti, diceva una volta Luigi Sturzo. Ecco, e lo dico da uomo di destra, ma partendo dai miei valori, che sono la famiglia, l'onestà, la legalità, la meritocrazia, il diritto alla solidarietà e alla tolleranza, noi dobbiamo parlare a tutti i siciliani che non ne possono più. Andiamo oltre il centrodestra, creiamo una coalizione civica, creiamo un movimento d'opinione, perché tanto o fra 2 mesi o fra 2 anni Crocetta dovrà andarsene
e nel momento in cui Crocetta andrà via dobbiamo evitare che i nipoti o i figliocci di Crocetta possano prendere il suo posto, perché altrimenti questa terra non diventerà mai bellissima. E appunto, a proposito di bellezza, viene subito in mente Taormina. Ecco, in città la tematica calda è quella che riguarda Taormina Arte, cioè la trasformazione da comitato a fondazione. Recentemente anche Pippo Currenti, l'onorevole Pippo Currenti, ha presentato un emendamento. Ecco, qual è la sua idea? Che idea si è fatto su questa vicenda? Su Taormina Arte si sono fatte schifezze nel passato. Ecco, cominciamo a dirlo con molta franchezza. Non è vero che tutto sia stato fatto con responsabilità. Qualcuno ci ha lucrato, qualcuno ci ha speculato, qualcuno ci ha mangiato. Accanto a qualche mascalzone c'è stata tanta gente per bene che ha fatto il proprio dovere, perché Taormina Arte restasse la grande attrazione per questa città, che ha bisogno di vivere di turismo destagionalizzato. Io leggo spesso sui giornali, sento dire ai colleghi giornalisti: alberghi pieni, tutto esaurito, ma in estate che è miracolo? Il problema è quando gli alberghi sono vuoti, nelle basse stagioni, e invece Taormina è una città che potrebbe davvero fare turismo 12 mesi l'anno. Quindi noi siamo perché su Taormina Arte venga fatta chiarezza, bisogna capire che utilizzo si è fatto del personale, bisogna capire che utilizzo si è fatto delle risorse, bisogna capire che cosa vuole fare la regione siciliana. Non è un problema di emendamenti, occorre una legge ad hoc, bisogna coinvolgere i privati che debbono metterci la faccia e il portafoglio. Noi siamo per una grande ristrutturazione di questa grande rassegna e manifestazione, che ha ormai evidenziato le proprie rughe, il proprio logoramento, e che deve essere rilanciata su un terreno di grande responsabilità e di maggiore coinvolgimento. È uno dei temi che la mia parte politica affronterà non appena avremo chiuso la sessione del bilancio, quindi ai primi di maggio. E da presidente dell'antimafia mi lasci dire che non mi dispiacerebbe se la commissione che presiedo aprisse un fascicolo di indagine conoscitiva su Taormina Arte, non perché ci siano chissà quali ombre, ma perché le luci possano essere non un auspicio, ma anche una certezza certificata.